da 15 giorni a venire qua sono entrati 3 volte i ladri e hanno devastato un pochino sia il cancello, si sono portati la pila di qua, hanno rovistato dappertutto, però senza fare grosso danno, solo che l'aprire e chiudere ci ha disorientato. Ora invece oggi siamo arrivati qua, abbiamo trovato la mancanza di frigoriferi scomparsi, si sono portati la cucina, si sono portati la Nutella dei bambini e si sono portati alimenti, un po' di alimenti, quindi tutto ci fa veramente lasciare attoniti, non capiamo cos'è che vogliono, è una lotta poveri contro poveri. Sì, portandosi questo lo tolgano alle famiglie, perché quando il Banco Alimentare mi dà il formaggio io non ho più dove metterlo. Questo è un immobile del comune che mi è stato affidato nel 2000, quindi sono 16 anni che già ce l'ho affidato, però il problema non è questo, nessuno si occupa di noi, non abbiamo progetti, non abbiamo niente, né il sindaco l'abbiamo invitato 1000 volte e non si fa vedere, ma insomma se il volontariato deve essere lasciato allo sbaraglio è inutile tenerci qua. L'immobile del comune, che venga il comune a gestirlo. 70-90 bambini giornalieri in mezzo alla strada non si possono lasciare. Che il nostro sindaco si venga ad assumere le responsabilità sue. Io già per 16 anni ho dato, adesso venga lui. 16 qua e altri anni all'altro dopo scuola e già sono 18 anni che sono nel quartiere. Io voglio fare un appello anche ai signori ladri, che gentilmente vengano, perché loro tolgono cosa ai bambini poveri, che vengano a restituire almeno un frigorifero e la cucina, quanto mi danno la possibilità di aiutare le altre famiglie, perché togliendomi questo io non ho più dove andare a prendere i soldi per poterlo acquistare. Non ho soldi, mi hanno rotto il cancello, devo pagare il ferraio, ma insomma, allora, se la lotta è poveri contro poveri, ma che siamo solidali invece di azzannarci l'uno con l'altro. Assessore Ciulla, io mi rivolgo a lei per dirle che tutte le volte che sia le attività sociali mi mandano i poveri per le bombole, per gli alimenti, per tutto ciò che serve, noi no, non lo diciamo mai, accogliamo i poveri a braccia aperte, però adesso abbiamo bisogno di voi dovete farvi carico di questa associazione, non può più continuare in questo stato, dobbiamo risolvere la situazione, fatevi carico, si faccia lei è il responsabile delle attività sociali, è il nostro assessore, io sono una volontaria, ma adesso basta, adesso prendetevi a carico tutti i bambini che appartengono a questa associazione, alle famiglie bisognose di cui noi compriamo latte per neonato, compriamo pannolini, compriamo medicine, compriamo di tutto, ma non è più sostenibile. Lei si deve, cioè le istituzioni si facciano carico di quello che è il nostro compito, è compito dei cittadini, compito delle autorità anche farsi carico di questo, di questa struttura, perché la struttura non è mia, è del comune, e che il comune venga a darci una mano, non possiamo essere lasciati soli.